La Procura Generale presso la Cassazione smentisce le accuse contro l'imprenditore Andrea Bulgarella, ritenuto dalla DDA di Firenze colpevole di aver commesso reati finanziari con l'aggravante di aver favorito Cosa Nostra. Lo afferma una nota del gruppo dell'imprenditore siciliano, confermando le anticipazioni riportate già nei nostri telegiornali. Nella sua requisitoria, prosegue la nota di Bulgarella Costruzioni, il sostituto procuratore generale Ciro Angelillis ha affermato che l'ipotesi accusatoria secondo cui Bulgarella avrebbe intrapreso le sue attività imprenditoriali nel territorio toscano attraverso il reimpiego di denaro di provenienza illecita con la collaborazione di Unicredit appare talmente in contrasto con le emergenze procedimentali da non poter essere neanche ipotizzata in astratto. Occupato l'ex cinema Ariston, inutilizzato da anni in via Turati a Pisa. L'iniziativa è del comitato No Daspo di Piazza. Obiettivo: sostenere la campagna contro i Daspo applicati a 6 persone che avevano partecipato ad una manifestazione in città, quella contro una manifestazione politica promossa dalla Lega dello scorso dicembre. Si tratta di provvedimenti che vanno a ledere la libertà personale, si legge nella nota aggiunta in redazione, negando la partecipazione a tutti gli eventi sportivi a persone coinvolte in iniziative non prettamente sportive. L'assurdità di questo nuovo provvedimento, continua la nota, emanato dal governo con una legge apposita, vuol colpire chi decide di non abbassare la testa, spiegano nella nota giunta in redazione i responsabili del comitato No Daspo, e chi vuol continuare a dar voce alla libertà e ai diritti di tutti. I ragazzi del comitato sono nello stabile per tutta la giornata di sabato. Alla fine dello scorso gennaio si era già svolto uno step interlocutorio per indicare gli obiettivi di massima di un progetto importante, il recupero del centro storico secondo criteri di contemporaneità. L'idea, l'accento sul centro storico, porterà ad un convegno con le massime professionalità legate all'architettura, all'urbanistica e all'ambiente che si svolgerà a Peccioli il prossimo 18 di marzo. Andare cioè oltre la politica di recupero funzionale, di restauro, di ristrutturazione, col fine di trasformare il centro storico in un diorama museale che non va bene agli occhi della contemporaneità. Un convegno al quale hanno dato partecipazione anche altri comuni del comprensorio della Valdera come Chianni, Ponsacco, Terricciole e Laiatico. Renzo Macelloni, come sindaco di Peccioli, perché il comune si è fatto promotore di questo percorso già iniziato a fine gennaio con un primo step legato al rilancio del centro storico con il fine di renderlo contemporaneo e non semplicemente un'area museale da tenere in rispetto alle tradizioni storiche proprie della Toscana? Perché penso che questo sia il grande tema che abbiamo sicuramente in Toscana, ma non solo in Toscana. Noi abbiamo il tema del recupero che va affrontato con grande forza culturale, politica e anche tecnica, perché l'idea di recupero che abbiamo avuto fino ad oggi nei centri storici e nei centri abitati non è più, come dire, attuale, non risponde più alle esigenze che attualmente abbiamo. Oggi abbiamo una regione toscana che ha bloccato le espansioni urbanistiche e ha fatto bene per tanti motivi, quindi allora se noi non vogliamo veramente bloccare tutto dobbiamo affrontare il tema del recupero con più energia e più forza. Partiamo dai centri storici proprio perché è l'elemento più delicato. Quindi, e dobbiamo attualizzarli. Il centro storico deve ridiventare un luogo dove si sta bene. Bene, oggi non è così in nessun centro storico, quindi dobbiamo trovare quelle politiche che permettono di poter arrivare a questo risultato. E per questo abbiamo promosso un convegno, abbiamo già fatto delle cose, un convegno dove abbiamo invitato personalità di un certo spessore proprio per riflettere e dare una spinta a questo tema. Un convegno che avrà come obiettivo appunto quello di arrivare a una serie di elementi che possono essere di valutazione e da investire nelle piazze di ciascun singolo paese, e poi il problema non è solamente toscano. Ma c'è sicuramente alcuni interventi da fare nei vari centri storici, ma più che altro è mettere a punto oggi come possiamo attualizzare i nostri centri storici.
Questo è il tema di fondo e ovviamente la convinzione mia, ma non solo mia, è che continuando come abbiamo fatto negli ultimi 50 anni non si attualizza nulla e questi centri storici tra 30 anni saranno ancora peggiori, saranno devastati e mezzi franati. È un patrimonio che va salvaguardato, per salvaguardarlo ci vuole la capacità di attualizzarlo. La Biblioteca Comunale di Cascina ha ospitato un nuovo incontro inserito in un ciclo specifico con i ragazzi sul tema della legalità e con in questo caso alcuni responsabili della Guardia di Finanza. Assessore Mellea, di cosa si tratta? Si tratta di un impegno che abbiamo preso come amministrazione, come l'impegno prioritario del Sindaco Antonelli per la diffusione della cultura della legalità nei giovani e coinvolgendo le forze dell'ordine ai vari livelli. Oggi c'è stata la Guardia di Finanza, abbiamo avuto la squadra mobile qualche giorno fa e le prossime settimane avremo un incontro con la Polizia Postale dedicato in modo particolare anche ai genitori. Perché ha senso secondo lei oggi parlare di legalità e farlo con i giovani? Perché è importante fare questo corso perché loro devono capire che la legalità come è importante per loro stessi, la soddisfazione di essere onesti, di fare le cose con giustizia, se l'applicano a se stessi e capiscono questo concetto poi viene applicato sempre, anche alla società. Questo è il punto fondamentale di questo corso. La scuola ha un ruolo? Certo che ha un ruolo la scuola, di far rispettare le leggi, delle regole concordate con i ragazzi, non buttateli in maniera autoritaria ma insieme. Un corso interessante secondo te? Sì, molto interessante, cioè, ti spiega molte cose su, cioè, dalla finanza, cioè, da cosa fanno fino a come capire se una banconota è falsa o vera. Direi proprio peccato perché il Pisa dopo essere passato in vantaggio a Rimini con un gol a Di Eusebi sul calcio di rigore appena entrato in campo nella ripresa si è fatto raggiungere a 7 minuti alla fine con un gol che è stato realizzato da Albertini ma è stato un autentico regalo della difesa nell'azzurra. Un Pisa a doppia faccia come spesso succede, questa volta però gli ingressi non sono risultati decisivi se non per portare in vantaggio il Pisa con l'ingresso soprattutto di Peralta. È entrato poi Eusebi e in fondo anche Varela, ma è stato Peralta l'uomo in più, il man of the match diciamo della partita di oggi, quando è entrato ha cambiato la partita. Un primo tempo dove il Pisa ha sofferto molto, non c'erano né Lisuzzo, né Roggio, né Tabanelli, non ha giocato Eusebi dall'inizio, ha giocato Montella insieme a Ciani, ma c'era il rientro e il recupero di Tacchio in mezzo al campo. Evidentemente come dire, Gattuso ha provato il giocatore che in qualche maniera era tra gli acquisti più importanti del mercato estivo, che però si è visto pochissimo. Pensate che l'ultima apparizione l'ha fatta a metà novembre, fine novembre. Macris ancora non in campo, però una squadra monocorde, una squadra che non riusciva assolutamente a dare fastidio ad un onesto, vorrei aggiungere anche modesto, Rimini che si è difeso con disciplina ma che è andata vicinissima al gol dopo un minuto e mezzo con un autentico miracolo. Il portiere Bindi ha sventato il colpo di testa di Polidori da un metro dalla linea di porta e poi un altro tiro di Mancino che è finito di poco all'alto. Il Pisa poco o niente. Poi l'ingresso di Peralta cambia la partita, situazioni, punizioni, corner a ripetizione, poi calcio di rigore procurato dallo stesso giocatore ex Fiorentina con Eusebi che è andato lui dal dischetto e ha siglato il primo gol in maglia nerazzurra. Però non è bastato perché poi il Pisa ha arretrato il suo baricentro, ha dato spazio a Rimini che ha trovato fiato e anche in qualche maniera entusiasmo di poter rimontare il risultato, ma se non c'era il regalo della difesa nerazzurra sarebbe terminato 1-0 per i nerazzurri. Invece finisce 1-1 e due punti persi assolutamente, ora si fa dura perché le partite iniziano a essere meno, la SPAL continua a viaggiare e ora partita interna con il Savona, tra l'altro senza Magnini che si è squalificato, e poi due trasferte, Aquila e poi Siena, prima di affrontare il 3 aprile la SPAL a Pisa. Thank you.
Saranno due gli handicap principali al centro del primo convegno festivo di marzo a San Rossore, nel premio Barbaricina, programmato sulla severa distanza dei 2400 metri della pista grande per anziani. Solo in 7 si presenteranno alle gabbie di partenza, 4 presentati dal trainer Endo Botti e tutti con possibilità di ben figurare. Favorito scontato sarà Cospirator con in sella il top jockey Umbertino Rispoli, rientrato in maniera prudente 2 settimane fa, con un terzo posto nel Galilei, finendo in crescendo e che trarrà beneficio dai 200 metri in più e dal probabile terreno pesante che predilige. Alternativo il compagno di allenamento Shocking Blue, che secondo attitudine correrà in avanti, e la femmina Touch Eclatante, vincitrice poi retrocessa nel premio Andret a dicembre. Raimondi, dormegliano di nascita, peso minimo della compagnia, sta vivendo una seconda giovinezza e può aspirare ad un piazzamento. Nel premio Enrico Camici, intitolato alla memoria del mitico fantino di Ribaud, 10 al via, con preferenza per i pesati della Scala Art of Dreams e Two Shades of Grey, finiti vicinissimi nell'ultima corsa disputata. Da seguire con attenzione Amadeus Cole, che sale in categoria dopo vittoria a ripetizione. Un discorso a parte merita Sognando la Cometa, vincitrice in estate del premio Livorno e poi piazzata in liste in Germania. Oggi con peso veramente invitante, si è venuta avanti di condizione dopo un paio di corse non brillanti. Sono inserite nel programma di Pisa, città europea dello sport, le giornate che si sono svolte negli impianti del CUS e dedicate al tema psicologia e sport. Stefano Gianfaldoni è coordinatore del centro studi del CUS. Intanto, giornate che si sono articolate come e a chi erano rivolte? Sono sicuramente giornate interessanti da un punto di vista scientifico, ma anche da un punto di vista divulgativo. Questo è l'obiettivo del CUS, un ente di promozione sportiva che è sicuramente attivo sul territorio e che oggi prova a contribuire al miglioramento dell'offerta culturale nell'ambito sportivo. La prima giornata, quella dedicata al momento formativo, è sicuramente stata una giornata di successo, dove, alla quale hanno partecipato i principali esperti e luminari a livello europeo provenienti da molti paesi, che si sono confrontati ed hanno sicuramente creato un momento di aggregazione scientifica interessante, da valorizzare e più che altro da consolidare anche per il futuro. La seconda giornata, una giornata rivolta alle scuole, rivolta agli istruttori, rivolta ai docenti, che apre il CUS a un approfondimento pratico che consente direttamente di apprezzare il momento sportivo e migliorare la propria prestazione agonistica. Quali sono i principali temi all'interno appunto di queste giornate che sono state affrontate? Il tema chiaramente è la psicologia dello sport, in particolare l'immaginazione motoria, una branca altamente specializzata ma che si rivela necessaria, essenziale per il miglioramento della prestazione sportiva. Lorenza Pratali è del coordinamento scientifico del centro studi. Questa immaginazione motoria non se ne sente parlare tanto di frequente, cos'è? Cosa vuol dire? È un ramo, diciamo, che viene sviluppato dalla psicologia dello sport ed è molto interessante perché si è visto con studi già pubblicati scientifici che immaginare un atto può migliorare quell'atto stesso. Quindi questo è valido chiaramente nello sport, qui siamo nell'ambito sportivo, qualsiasi tipo, quindi immaginare di fare, non so, la pratica del tennis o la pratica del calcio può migliorare il rendimento appunto dello sportivo. Questo ha delle implicazioni però non solo nell'ambito dello sport ma anche nella riabilitazione ad esempio neurologica. Quindi questo seminario sicuramente si basa sul promuovere lo sport, però ha poi un ampio respiro poi per la popolazione in generale.